Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova diretta ad oggetto la risoluzione delle tracce del corso esame d'avvocato. Innanzitutto aspettiamo che ognuno di voi possa entrare con calma in questa diretta, non molta, non prendiamoci tanta calma e tanto tempo, e iniziatemi a dare qualche feedback che si sente e si vede bene. Ecco qua, vedo i primi studenti collegati che saluto con grande affetto. Buonasera. E allora, che dire? Sono tante le cose da dire. Innanzitutto, io inizierei questa diretta parte presentandomi. Io sono l'avvocato Savarese, il direttore del Centro Studi Calamandrei, ma facendo un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno sostenendo l'esame e che devono sostenere l'esame, ma anche quelli che l'hanno sostenuto, l'hanno superato e ora devono prepararsi per la seconda prova. Infatti anche questo parleremo oggi, proprio della preparazione della seconda prova orale. Nel frattempo vedo i vostri commenti, vi saluto tutti, diamo l'opportunità anche agli studenti di collegarsi per poi iniziare a parlare un po' della struttura del nostro corso di preparazione, di come stiamo organizzando la preparazione per l'esame d'avvocato, prima di passare la parola all'avvocato Torrese per la risoluzione delle tracce relative alla diretta di oggi. E allora, iniziamo innanzitutto a dire che chi vuole prepararsi per l'esame d'avvocato, noi stiamo continuando il nostro corso di preparazione. Molti studenti mi domandano, avvocato, ma c'è ancora la possibilità di iscriversi? Assolutamente sì, perché chi ci segue dai nostri canali social, che invito a seguire, quindi a mettere mi piace alla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023, al nostro canale Instagram Centro Studi Piero Calamandrei. È bella questa domanda, ora ci arriviamo sul discorso dell'ansia perché ne abbiamo parlato proprio oggi con gli studenti che erano in aula e vi risponderò. Quindi ripeto, i canali sono Centro Studi Piero Calamandrei su YouTube, la pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023, il canale Instagram Centro Studi Piero Calamandrei e il nostro sito. Io vi invito a visionare il nostro sito proprio perché c'è tanto materiale proprio in relazione a quello che è il corso e a quella che è la preparazione. Ovviamente saluto anche gli studenti presenti in aula che sono sempre fedeli alla diretta delle 15, anzi invito a diffondere nella maniera più forte questa diretta proprio per dare l'opportunità a tutti voi di poterla seguire. E allora, ritornando al discorso principale, chi ci segue appunto dai canali social ha capito un po' quello che è il nostro metodo. È un metodo che tende principalmente a creare in voi un ragionamento che noi definiamo giuridico, un ragionamento che vi consente la possibilità di superare l'esame attraverso ovviamente lo studio e l'utilizzo dei codici, quello che noi vi insegniamo nei nostri corsi, nella nostra preparazione. E tra l'altro, proprio quando mi interfaccio con tanti di voi, mi ricordano proprio questo bellissimo articolo di questa recensione molto bella di una rivista giuridica che ha inserito il Centro Studi Calamandrei tra le prime scuole in Italia con la più alta percentuale di studenti promossi proprio per l'esame d'avvocato. Ed è la premessa che io faccio sempre quando qualcuno ci contatta e dice: avvocato, vorrei iscrivermi al nostro corso. Benissimo, volete iscrivervi? Ma prima di parlare delle lezioni, della struttura, parliamo del metodo, perché se c'è metodo, c'è superamento dell'esame. Ovviamente il corso si struttura con due lezioni a settimana, la principale è quella del sabato che ha inizio alle ore 10 e termina alle ore 14 e poi c'è l'altra lezione infrasettimanale con orari serali. Come vedete, gli orari sono molto flessibili, sono orari anche comodi per chi lavora, per chi vuole seguire il nostro corso. Noi dobbiamo agevolare i nostri studenti, dobbiamo agevolarli proprio perché gli studenti devono avere
il tempo per poter studiare, il tempo per poter seguire. Sono tanti gli studenti lavoratori che seguono il nostro corso, si preparano con noi e lo fanno nel migliore dei modi. Ovviamente le lezioni possono essere seguite mediante più modalità. La prima modalità online è quella della diretta live, come stiamo facendo in questo momento. Voi comodamente da casa o da qualsiasi posto del mondo, e noi qui ovviamente in sede, e possiamo interagire. Vedo i commenti, io rispondo, fate delle domande, io rispondo. Quindi l'interazione è il primo elemento pratico dello svolgimento. La seconda modalità di svolgimento invece è quella della differita, cioè la possibilità di rivedere tutte le lezioni in maniera illimitata. E questo è un grandissimo vantaggio, perché in questo modo avete l'opportunità di pianificare lo studio, di ripetere lo studio. Immaginate che immaginate una lezione dove non c'è stata la possibilità di partecipare perché avevate un impegno. Con questo metodo potete rivederla, potete tranquillamente, tra l'altro, sfruttare tutte le lezioni anche per la preparazione della seconda prova. Cioè, quindi queste lezioni vi resteranno anche per prepararvi sulla seconda prova, e questo naturalmente è un grandissimo vantaggio. Terza e ultima modalità, e questo lo dico soprattutto agli studenti residenti in Campania, è la presenza in sede. Noi diamo l'opportunità e la possibilità a tanti studenti di seguirci anche in sede per poter naturalmente interagire in maniera diretta. Detto ciò, il corso d'avvocato non è solo questo, e questo è un altro elemento aggiuntivo della nostra offerta formativa, perché il corso d'avvocato ha tanti servizi che offre, soprattutto a chi si iscrive entro un determinato termine. Quali sono questi servizi? Più che servizi, io direi vantaggi didattici e vantaggi economici. Il vantaggio didattico è che chi si iscrive entro le 24 ore, noi facciamo questo termine, utilizziamo questo termine, perché abbiamo deciso di dare un numero di posti limitato al nostro corso, quindi vogliamo evitare aule caotiche, affollate, dove si riduce la qualità della lezione. Quindi preferiamo avere un numero ridotto di studenti, tale però da garantire efficienza, qualità, e tale da garantire un'aula che può sembrare grande, collettiva, con tanti studenti, è come se alla fine effettivamente si seguisse la lezione in maniera individuale. Quindi il numero dei posti limitato sicuramente è un vantaggio didattico. Oltre a questo, un altro servizio è il tutoraggio H24, cioè la possibilità di stalkerizzare in maniera legale il nostro docente, che dall'altra parte mi sta indicando così e così. Che giustamente dovete sapere che il mio amico, il collega, l'avvocato Torrese, risponde in tutti gli orari. Io non so come fa a volte, però vi posso garantire che risponde negli orari anche più impensabili, immaginabili, però risponde. Risponde perché questa è la chiave di volta della preparazione. Cioè, seguire una lezione una volta o due volte a settimana, arrivederci e grazie, non funziona così. L'elemento chiave di questo corso è proprio questo, l'interazione diretta continua con docenti, e consentitemelo, più che altamente qualificati, che sono a vostra disposizione. E questo naturalmente vi consente la possibilità anche di affrontare l'esame con più sicurezza. Ecco, una ragazza prima mi ha chiesto nei commenti: avvocato, come fa a gestire l'ansia durante l'esame? Poi non capisco perché la domanda è rivolta a me, però forse perché riesco a dare un po' di sicurezza o ansia, non lo so, però uno degli elementi che vi consente di superare l'ansia è sapere sicuramente qualcuno che c'è dall'altra parte, che è pronto a rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi. Detto questo, oltre al servizio di tutoraggio H24, sicuramente un altro servizio del corso è il materiale didattico. Noi forniamo delle dispense agli studenti sulle quali sono incentrate le tracce oggetto d'esame. Quindi, come vedete, tutti questi sono servizi didattici che completano il corso,
e a questo poi si affiancano i vantaggi economici. Quali sono i vantaggi economici? E chi si iscrive entro le 24 ore ha sicuramente uno sconto sul costo del corso e ha la possibilità anche di ricevere le convenzioni che abbiamo con le nostre librerie per l'acquisto di testi e codici commentati. Tra l'altro è importante ora fare anche comunicazioni ulteriori che riguardano la preparazione dell'esame d'avvocato. Poi risponderò ai vostri commenti, anzi, se avete dei commenti sul nostro corso, sull'organizzazione, le lezioni, la durata, fateli ora e vi risponderò. Innanzitutto, molti studenti che stanno seguendo le nostre lezioni devono sostenere l'esame nella prossima sessione. Allora mi domandano, ma posso iscrivermi già ora al nostro corso? Assolutamente sì. Tra l'altro, iscriversi ora implica anche dei vantaggi importanti. Il primo vantaggio è quello di poter seguire subito le lezioni. Il secondo vantaggio molto importante è quello di poter avere sostanzialmente il corso che inizierà a partire da settembre e finirà a dicembre in maniera gratuita rispetto praticamente al costo del corso attuale. Cioè che vuol dire? Vuol dire che quando uno studente si iscrive, che deve sostenere l'esame nella prossima sessione, riceve tutte le lezioni che abbiamo fatto a partire da settembre, riceve tutti i servizi che abbiamo detto prima e in più viene inserito nel corso di settembre e dicembre pagando una sola volta l'iscrizione e il costo del corso. Quindi se poi uno vuole analizzare in termini di durata è come se parlassimo di un corso di un anno che parte da settembre e termina a settembre. Quindi questo è un servizio che riguarda esclusivamente chi deve sostenere l'esame nella prossima sessione. Quindi alla domanda frequente "vi posso già iscrivere?" assolutamente sì, anzi sono tanti gli studenti che hanno già iniziato a prepararsi e iscriversi con noi. A questo poi altra domanda che mi si pone, che riguarda il nostro corso d'avvocato, cioè quale? Avvocato, ma io ho l'esame tra una settimana, tra 10 giorni, tra 20 giorni, anziché seguire il vostro corso, che tra l'altro, ripeto, il nostro corso prevede non solo lezioni ancora tutto il mese di marzo, ma anche tutte le lezioni che abbiamo fatto a partire da settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, quindi vi lascio immaginare quanto materiale avete per studiare, più i servizi offerti dall'avvocato Torrese e da tutto il nostro team. Detto questo, per quanto riguarda quindi quegli studenti che devono sostenere l'esame in tempi brevi, qual è la soluzione? Noi assegniamo un tutor per le lezioni individuali, cioè avete la possibilità di prepararvi individualmente con un tutor con il quale avete appunto l'opportunità e la possibilità di poter concordare sia le modalità sia i tempi della preparazione e potete scegliere tra un pacchetto che va dalle 10 alle 50 lezioni, quindi 10, 20, 30, 40, 50 lezioni, queste sono i pacchetti che noi offriamo e tra l'altro è un metodo che io definisco individualizzante perché avete la possibilità anche di fare delle simulazioni di quella che è la prova d'esame, quindi oltre alle lezioni, oltre alle stesse modalità del corso c'è anche la possibilità che avete di poter simulare quella che è la prova d'esame. Detto questo, un altro aspetto molto molto importante, quindi relativo alla domanda di chi vuole prepararsi in maniera individuale, cioè con le lezioni individuali, è chi ha superato la prima prova. Ovviamente io faccio il mio più grande augurio a coloro che hanno sostenuto la prova e l'hanno già superata e molti ci stanno contattando perché noi abbiamo già iniziato la preparazione per la seconda prova orale, quindi abbiamo già l'opportunità e la possibilità di potervi preparare. In che modo? Attraverso sempre le lezioni individuali. Ognuno di voi può scegliere il tutor e può prepararsi individualmente, indicando le materie oggetto della seconda prova. Quindi noi vi prepareremo o su tutte le materie, ma questo lo scegliete voi, o su parte di esse. Ovviamente un consiglio che io vi do
siccome a volte si arriva sempre alla fine a prepararsi, quindi quando si sanno le date, gli studenti poi iniziano a studiare. Invece il consiglio che io vi do, proprio trattandosi della seconda prova orale, non bisogna assolutamente, come dire, non bisogna assolutamente sottovalutarla, perché ovviamente il programma è talmente vasto che in questo caso è molto più importante una preparazione che vi va a indicare quelli che sono i punti più importanti di una materia di diritto e su questi ovviamente cercare di puntare attraverso il nostro metodo individualizzante, cioè quello di avere un docente che sin da subito vi consente la preparazione e poi naturalmente di superare la prova. Tra l'altro, non avendo tanti docenti, proprio perché immaginate che ogni docente ha uno studente individualmente, quindi le lezioni non saranno collettive ma individuali. Il consiglio che io vi do è quello di prepararvi al più presto senza attendere ovviamente l'inizio delle date, come già stanno facendo tanti dei nostri colleghi, dei vostri colleghi che ci stanno contattando proprio per questa ragione. Tra l'altro, vi dico un'altra cosa molto utile, abbiamo organizzato e a breve li pubblicizzeremo proprio dei seminari pubblici, gratuiti e aperti a tutti, dove potete proprio percepire il metodo per la preparazione della seconda prova orale. Quindi un po' come facciamo la risoluzione delle tracce, faremo dei seminari dove parleremo proprio delle materie oggetto della seconda prova orale, delle linee guida, delle tecniche attraverso le quali avete l'opportunità di prepararvi nel migliore dei modi. Perciò vi invito sempre a seguire i nostri canali social, soprattutto il lunedì. Oramai mettiamo una programmazione fissa dove indichiamo tutti gli eventi della settimana. Io vi anticipo già. Faccio un po' di spoiler, se ho detto bene, e ho detto bene dalla regia, perfetto, su quello che naturalmente saranno questi seminari che terremo nel mese di aprile. Concludo dicendo che praticamente un'altra, diciamo, delle nostre attività sicuramente. Un'altra attività formativa sicuramente importante che pubblicizzeremo a breve è la full immersion. Che cos'è la full immersion? La full immersion è un'idea che abbiamo avuto diversi anni fa, che devo dire la verità, molto utile, dove noi facciamo una vera e propria simulazione tutta la giornata, quindi immaginatevi una giornata intera a simulare tracce d'esame d'avvocato. È come immaginatevi di andare in palestra e avere un personal trainer quotidiano che naturalmente vi fa un allenamento intensivo. È la stessa identica cosa. Quindi sarà un'esperienza molto forte, molto bella, dove tra l'altro, anche questo faccio da spoiler, la terremo ad aprile, però già qualcuno ci sta contattando proprio per iscriversi a questa full immersion. Tra l'altro per gli studenti che si iscriveranno al corso d'avvocato ora, questa full immersion sarà inclusa. Quindi per questo quando qualcuno mi domanda, avvocato, ma io se l'esame ce l'ho a maggio, il corso finisce a marzo, mi conviene iscrivermi? Assolutamente sì, perché ripeto, oltre a tutte le lezioni di marzo, oltre a tutte le lezioni settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, oltre a tutti i servizi, tutoraggio H24, materiale didattico, si hanno anche, ecco, le full immersion che faremo da mo' fino a quando sarà. Prima di passare la parola al mio caro amico l'avvocato Torrese, voglio innanzitutto rispondere a una domanda che mi è stata fatta, che non ho sottovalutato, e però permettetemi di ricordarvi questa bellissima iniziativa della scuola. Noi terremo un webinar proprio sull'argomento, che tra l'altro è anche molto di attualità, e poi si collega un po' alla domanda che ha fatto una studentessa. Cioè quello praticamente di creare un servizio di sportello psicologico per studenti che in un certo qual modo soffrono d'ansia, depressione, hanno comunque a volte anche delle vere e proprie malattie, che potremmo dire psichiche, che non consentono la possibilità a volte di sedersi sulla sedia e affrontare l'esame. E allora proprio per questa bellissima iniziativa che abbiamo fatto tanti anni fa e che oggi stiamo portando avanti,
Io voglio rispondere alla domanda della studentessa ricordandovi e invitandovi a seguire questo webinar che terremo, se non sbaglio, lunedì 20 marzo, dovrebbe essere la data, se la regia mi può confermare, e alle ore 20 dovrebbe essere. Poi magari vi daremo dei dettagli sul webinar, sugli aspetti. Giovedì? Allora, la regia mi ha confermato che ho detto una cosa inesatta. Giovedì 16. Ovviamente alle ore 20, perfetto, sono bravissimi dietro le quinte, sono il top. Allora, la studentessa giustamente mi chiede, innanzitutto saluto tutti, ovviamente se ci sono delle domande, ripeto, sulle iscrizioni, la preparazione delle lezioni individuali, la preparazione sulla seconda prova, la preparazione per l'esame della prossima sessione, fatemele pure, prima di dare la parola all'avvocato Torrese che è qui, che sta a fianco a me. Allora, la studentessa chiedeva, sto cercando di andare sopra, io con la tecnologia, ecco qua, ci sto riuscendo. Allora, a parte saluto tutti, però Clo Narsia mi scrive, scusi avvocato, come gestire l'ansia durante l'esame? Allora, ripeto, questa domanda è molto importante, e non è da sottovalutare. Come gestire l'ansia durante l'esame? Innanzitutto ne abbiamo parlato proprio oggi con gli studenti che erano in aula, perché è normale che quando ci si avvicina a un evento, soprattutto molto importante per noi, noi ci arriviamo anche emotivamente molto carichi. E allora in questo momento è come se stessi parlando a me stesso, perché siamo tutti emotivamente carichi quando teniamo a qualcosa. La forza vincente e uno dei motivi per poter superare l'ansia è sicuramente la preparazione costante, essere costanti nella preparazione. Il consiglio che diamo agli studenti al nostro corso è questo, quello di ripetere sempre ad alta voce, di ascoltarsi con frequenza, di immedesimarsi nella scena d'esame. E sotto questo punto di vista, chi segue il nostro corso, le simulazioni sono molto importanti, perché simulare vi consente la possibilità e l'opportunità di prepararvi nel migliore dei modi. Questo è un aspetto molto, ma molto importante. Detto questo, un altro elemento per poter superare l'ansia è sicuramente non sovraccaricarvi quando arriverete a fare l'esame. Nei giorni precedenti è inutile studiare 24 ore, stare dalla mattina alla sera sui libri e sforzare la mente. Cercate di studiare con moderazione. È meglio studiare 3 ore ogni giorno che studiare 24 ore tutto in una botta senza finire mai. Assolutamente no. Quindi il segreto di gestire l'ansia io non ve lo posso dare. Vi posso dare un consiglio. Quello di essere voi stessi innanzitutto, perché state affrontando una prova che è una prova d'esame, sì, ma che non è l'esame, perché essere avvocati è tutt'altro. Quindi iniziate a partire dalla base che andate a fare qualcosa che vi possa raffigurare per quello che siete. Una frase importante, identificati in ciò che sei, non in ciò che fai. E su questo vi lascio. Perché vedo che non ci sono altre domande, ho fatto anche un po' di, come si chiama, coaching, mettiamola in questo modo, la regia mi conferma e passo la parola all'avvocato Torrese che sicuramente vi potrà motivare molto più di me con le sue competenze tecniche e non solo anche molto umane. Vi auguro buon fine settimana a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'avvocato Torrese più che motivare, demotiva con le sue tracce difficili e con le sue cassazioni un po' complicate. Non è vero, oggi abbiamo affrontato tracce veramente interessanti, interessanti perché in realtà vertevano su istituti molto centrali nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Buon pomeriggio Vanessa. Sia del diritto civile che del diritto penale. Devo dire che oggi le lezioni sono state bellissime perché noi abbiamo trattato due argomenti in diritto penale
l'insolvenza fraudolenta in diritto civile, la cessione del credito, che hanno moltissime questioni problematiche. Al corso le abbiamo viste tutte, qui ovviamente possiamo vederne qualcuna, quella collegata alla traccia. Però ritengo che oggi veramente sia stato un bel momento di crescita per tutti coloro che erano presenti al corso, perché davvero abbiamo sviscerato, forse mai come questa volta, gli istituti davvero nella loro profondità. Io vi ricordo sempre una cosa fondamentale, e cioè quella di seguire i nostri aggiornamenti giurisprudenziali. Molte volte, già quest'anno, quindi con pochi esami ormai celebrati, non pochi studenti mi hanno contattato e mi hanno detto di aver superato l'esame di avvocato grazie ad una sentenza che avevano sentito ad aggiornamenti giurisprudenziali. Quindi ragazzi, veramente può fare la differenza tra la vita e la morte. Scegliete la vita, pro life, ascoltate la diretta aggiornamenti giurisprudenziali. Peraltro vi ricordo che settimana prossima la terremo martedì e non mercoledì alle ore 21. E allo stesso tempo, come già detto l'avvocato Savarese, vi ricordo alle 20 di giovedì un altro evento formativo di primaria importanza, che è il webinar avente ad oggetto la seconda prova orale, quindi un webinar di preparazione per la stessa. Io come sempre vi ricordo gli argomenti di cui abbiamo parlato alla scorsa diretta aggiornamenti giurisprudenziali, giovedì sera alle ore 21. Abbiamo trattato in diritto civile il contratto preliminare e tutta una serie di questioni problematiche collegate al contratto preliminare, e abbiamo parlato della forma del patto fiduciario. Ragazzi, tutta la vita andatevi a riguardare gli ultimi aggiornamenti giurisprudenziali, perché se vi capita il patto fiduciario, se non conoscete le problematiche, fate scena muta, perché il patto fiduciario sul codice civile praticamente non c'è. Quindi non è un istituto che potete ricostruire in quella sede, dovete conoscerlo prima. In penale abbiamo parlato di autoriciclaggio e di omicidio stradale, quindi tutte questioni molto molto interessanti. Al corso, prima di affrontare le tracce odierne, abbiamo parlato dei vizi incompleti del contratto, abbiamo parlato del patto di opzione, eccetera eccetera. Pubblichiamo invece la traccia di diritto penale, che aveva ad oggetto l'insolvenza fraudolenta, traccia che aveva tutta una serie di aspetti un pochino particolari. Intanto saluto tutti coloro che mi hanno salutato, vedo Clo, vedo Mattia, vedo Giuseppe, vedo Mariella, vedo Francesco, buon pomeriggio a tutti e anche a tutti gli altri che stanno ascoltando. Ovviamente la traccia si vede, do lettura della traccia di diritto penale. Tizio è titolare di una ditta individuale di rivendita di pneumatici che si trova in una difficile situazione economica. Nel 2021, buongiorno Gioara, Tizio conclude con la società Alfa un contratto per l'acquisto di 3.000 pneumatici con pagamento rateale da concludersi in 2 anni, senza far menzione della complessa situazione economica della ditta, e se no direi che col piffero che la società Alfa gli dava 3.000 pneumatici. Nonostante la tempestiva consegna degli pneumatici, infatti, Tizio, a causa dell'aggravarsi della situazione economica della ditta, non paga nessuna delle rate pattuite, quindi non ha tirato fuori un euro. Nel marzo del 2023, prima della scadenza dell'ultima rata prevista per il mese di dicembre del 2023, Caio, rappresentante legale della società Alfa, venuto a conoscenza del fatto che le difficoltà economiche della ditta di Tizio risalivano già al 2021, minaccia di sporgere denuncia querela nei suoi confronti. Quindi che cosa è avvenuto? È avvenuto che non è ancora scaduta l'ultima rata di pagamento. L'ultima rata di pagamento doveva essere completata entro il dicembre 2023. Invece, a contrario di ciò, l'ultima rata non è ancora scaduta, siamo ancora nel marzo del 2023, e Caio cosa fa? Viene a conoscenza del fatto che le difficoltà economiche della ditta risalivano già al momento in cui era stato pattuito il contratto.
E allora minaccia di sporgere denuncia querela. Per quale reato? La traccia ovviamente non ve lo dice. Preoccupato per la possibile rilevanza penale della sua condotta, Tizio si rivolge al suo legale di fiducia. Il candidato doveva premettere cenni sugli istituti sottesi alla traccia e poi individuare i profili di responsabilità penale eventualmente addebitabili al suo assistito. Allora, cercando di individuare le questioni problematiche, voi avete una questione problematica che è piuttosto evidente, che è quella delle rate. Perché vi trovate in questa vicenda particolare in cui l'acquirente non ha pagato nessuna delle rate, quindi finora ha pagato 0 euro, però il termine ultimo di pagamento, quindi la scadenza dell'ultima rata, non è ancora terminata, perché terminerà solo nel dicembre del 2023. E allora è necessario capire se questo ancora mancato decorso del termine può rilevare ai fini della configurabilità di un reato ed eventualmente di quale reato. Il secondo problema è che sempre al fine della configurabilità di un delitto, di un reato, poi vedremo quale, ci si chiede se sia sufficiente il silenzio prestato da parte di Tizio, perché abbiamo detto che Tizio cosa ha fatto rispetto a Caio? Tizio non ha comunicato a Caio la situazione di difficoltà economica dell'azienda. Tizio non ha fatto nulla per trarre in inganno Caio circa la consistenza economica dell'azienda, ma se fosse stato un commerciante in buona fede avrebbe dovuto far presente a Caio il fatto che la sua azienda era in grande difficoltà economica e invece non l'ha fatto. E quindi la traccia vi chiede di comprendere se il silenzio di Caio, di Tizio, chiedo scusa, sia in qualche modo rilevante ai fini della sussistenza di un delitto. Buon pomeriggio, Emanuele. Ovviamente il problema era capire da dove partire, perché vedete, questa è una traccia che ha un po' il sapore della truffa, però la traccia al suo interno opera un riferimento costante al concetto di inadempimento, al concetto di insolvenza, al fatto che il soggetto versava in una situazione di difficoltà economica tale che gli avrebbe impedito di adempiere all'obbligazione. E allora, prima di correre verso la truffa, avreste dovuto aprire l'indice analitico, cercare inadempimento o insolvenza e verificare l'esistenza di delitti in qualche modo prossimi alla truffa, quindi comunque delitti contro il patrimonio, ma dove appunto l'insolvenza e l'inadempimento avessero un ruolo primario. E vi rendevate conto che subito dopo il reato di truffa, all'articolo 641, vi è un altro reato che si chiama appunto insolvenza fraudolenta. Ne diamo lettura. 641. Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, quindi dissimulare che vuol dire nascondendo, no? Nascondendo, occultando il proprio stato di insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla. Quindi conclude un'obbligazione con lo scopo di non adempiere a quell'obbligazione, è punito a querela della persona offesa qualora l'obbligazione non sia adempiuta. Quindi ripetiamo, chi è che risponde di insolvenza fraudolenta? Chi dissimula, cioè nasconde il proprio stato di insolvenza, finge di non essere insolvente e facendo ciò contrae, cioè stipula un'obbligazione e lo fa col proposito di non adempierla. Quindi io fingo di non essere indigente, fingo di non avere problemi economici, grazie a questa finzione contraggo un'obbligazione sapendo che poi non pagherò, sapendo che non adempirò questa obbligazione. In questi casi io rispondo di insolvenza fraudolenta se effettivamente l'obbligazione non viene adempiuta. È un reato molto peculiare nella sua struttura. È il classico reato di cui risponde chi
si reca in un albergo importante, per esempio, ben vestito, ben acchittato, si fa dare una camera e poi alla fine, una volta avendo utilizzato il servizio, avendo dormito nello stesso, non paga. O chi si reca in un ristorante importante, ben acchittato, con 10 euro in tasca, mangia, si diverte, si gode la serata e poi non paga. Il senso ovviamente qual è? È che tu devi aver dissimulato il tuo stato di insolvenza, quindi devi aver mostrato all'esterno che avevi la possibilità di pagare. E questa dissimulazione, quindi il nascondere lo stato di insolvenza, ti è servito proprio a contrarre l'obbligazione. Perché se voi prendete la traccia e vi rendete conto che se il tizio avesse detto a Caio sì, sono in una situazione di grave difficoltà economica, però voglio 3.000 pneumatici, Caio l'avrebbe mandato a quel paese. Invece lui, per poter farsi dare i 3.000 pneumatici, ha dovuto fingere che le cose in ditta andassero bene o quantomeno che non andassero male. Dunque, che cos'è? La dissimulazione, questa forma di negazione, questa forma di nascondimento della situazione economica che permette al dissimulatore di concludere un'obbligazione che lui già sa che non adempirà e che effettivamente non adempie. Ora, volendo analizzare sinteticamente, ovviamente, la norma, cosa possiamo dire? Intanto che all'apparenza ci sembra l'insolvenza fraudolente è un reato comune. Perché? Perché la norma si apre con il lemma chiunque. In realtà, se ben leggiamo, noi troviamo un riferimento a chiunque dissimulando, quindi nascondendo, il proprio stato di insolvenza. E allora che vuol dire? Che davvero chiunque può realizzare questo delitto? No, chiunque si trova in uno stato di insolvenza. Perché se la condotta è nascondere il tuo stato di insolvenza, vuol dire che il prerequisito della condotta è che tu ti trovi in una situazione di insolvenza. Quindi possiamo concludere dicendo che questo non è un reato comune, è un reato proprio che può essere commesso solo da chi versa, da chi si trova in uno stato di insolvenza. Insolvenza, che abbiamo chiarito al corso, non è sovrapponibile alla nozione di insolvenza del diritto fallimentare. È qualcosa di diverso. Si è insolventi rispetto alle singole obbligazioni che si concludono. Qui chiaramente non abbiamo il tempo per parlarne. Però quello che è importante è capire che l'insolvenza è un prerequisito della condotta. Quindi qualcosa che deve esistere prima che tu poni in essere quella condotta. Qual è la condotta incriminata dalla norma? Vedete, la norma dice chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla. Quindi capirete bene che questo è un delitto che sostanzialmente vive di una condotta dicotomica. Cioè un delitto che vive di una doppia condotta. Abbiamo la prima condotta, che è il dissimulare il proprio stato di insolvenza, e abbiamo una seconda condotta, che è quello di contrarre un'obbligazione col proposito di non adempierla. E al corso abbiamo chiarito che dissimulare il proprio stato di insolvenza vuol dire sostanzialmente nascondere, occultare all'altra parte la propria difficoltà economica. Mentre invece abbiamo detto che contrarre un'obbligazione col proposito di non adempierla vuol dire contrarre un'obbligazione che sia un'obbligazione giuridica e non naturale, un'obbligazione valida, un'obbligazione che non derivi da un contratto nullo, e contrarla con la consapevolezza e la volontà di non adempierla. Quindi io dissimulo il mio stato di insolvenza, do l'idea, do l'apparenza che le cose vadano bene, come ha fatto Tizio, che non ha parlato proprio delle sue difficoltà economiche, e grazie a quella dissimulazione concludo un'obbligazione, quindi concludo il contratto di acquisto di 3.000 pneumatici con pagamento rateale, col proposito di non adempierla, perché io so
e quindi non ho nessuna intenzione chiaramente di adempierla, so che non avrò i mezzi per adempierla. Ora vedete, al corso abbiamo discusso moltissimo di quale sia il senso da attribuire alla locuzione del 641 qualora l'obbligazione non sia adempiuta, perché il 641 dice: chiunque, nascondendo il proprio stato di insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, è punito qualora l'obbligazione non sia adempiuta. Corso ci siamo chiesti se fosse un evento o una condizione obiettiva di punibilità, non abbiamo ovviamente il tempo di discuterne in questa sede. Bene giuridico protetto dalla norma è sicuramente il patrimonio, perché siamo nel titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, ma in realtà si tratta di un reato plurioffensivo, perché tutela anche la buona fede contrattuale che tutti i contraenti devono avere. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, abbiamo detto che si tratta di un delitto a dolo specifico. Perché? Perché la norma è molto chiara nell'affermare: chiunque contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla. Quindi tu contrai l'obbligazione con la consapevolezza, la contrai proprio perché sai che non finirai per adempierla, ok? Quindi serve un dolo specifico. Non basta che tu abbia contratto un'obbligazione, serve che tu l'abbia contratta col proposito, ok, di non adempierla. Poi al corso abbiamo parlato del 641 secondo comma, ma chiaramente non abbiamo il tempo per farlo in questa sede. In questa sede invece piuttosto possiamo passare ad analizzare le questioni problematiche. Prima questione problematica è quella che riguarda la condotta realizzata da Tizio. Perché vedete, che cosa ha fatto Tizio sostanzialmente? Tizio non ha detto a Caio, o meglio, non ha indotto Caio a pensare di essere in buone condizioni economiche attraverso artifici o raggiri. Tizio semplicemente ha omesso di comunicare a Caio una circostanza di primaria importanza. E cioè sostanzialmente Tizio non ha detto a Caio di trovarsi in una situazione di difficoltà economica. Ora ci si chiede se questa mera omissione, se questo mero silenzio possa essere penalmente rilevante. E la questione, lo abbiamo visto al corso, è tanto più importante in quanto l'insolvenza fraudolenta del 641, come detto, assomiglia molto alla truffa del 640. E allora, se ben ricordate, quando abbiamo parlato di truffa, noi abbiamo detto che la truffa omissiva esiste, ma non basta il mero silenzio ad integrare la truffa. Perché la truffa cosa sono? La truffa sono artifici e raggiri che hanno come obiettivo quello di circuire il deceptus, no? Machinatio ad circonveniendum, diceva il vostro amico Ulpiano. E allora si dice che la truffa omissiva è possibile, ma non basta il mero silenzio, serve qualcosa di più. Serve un silenzio che sia sostanzialmente circostanziato, cioè è necessario effettivamente andare a specificare che quel silenzio deve essere un silenzio parte di una macchinazione. Domanda: anche nell'insolvenza fraudolenta il silenzio, per essere penalmente rilevante, deve essere un silenzio artificioso? O è sufficiente un qualunque silenzio? Perché Tizio non ha posto insieme, non ha posto in essere nessun artificio e nessun raggiro? Tizio semplicemente non ha detto a Caio di trovarsi in una situazione di difficoltà economica. Ciò basta ad integrare il delitto di insolvenza fraudolenta? Risponde la Cassazione con sentenza 30718 del 2021 e dà una risposta positiva, chiarendo che nel delitto di insolvenza fraudolenta anche il mero silenzio, cos'è il mero silenzio? Il mero silenzio è il silenzio non circostanziato, anche il mero silenzio è sufficiente ad integrare effettivamente la condotta dissimulatoria dell'insolvenza fraudolenta. E quindi al corso abbiamo molto riflettuto
sulla differenza tra l'insolvenza fraudolenta e la truffa, dove l'insolvenza fraudolenta richiede la dissimulazione e basta il mero silenzio. La truffa richiede gli artifici o raggiri, che sono cose più macchinose, più complesse, più subdole rispetto alla mera dissimulazione. Quindi rispetto alla prima questione problematica possiamo dire che sicuramente la condotta di Tizio non integra gli artifici e raggiri della truffa, ma integra invece la dissimulazione dell'insolvenza fraudolenta. Però c'è un problema, e cioè la traccia, e siamo alla seconda questione problematica, vi dice che l'ultima rata di pagamento non è ancora scaduta, e cioè vi dice sostanzialmente che Tizio avrebbe dovuto pagare delle rate di pagamento periodico, ultima delle quali scadeva nel dicembre 2023, mentre invece la traccia è aggiornata all'attualità, quindi a marzo 2023. Domanda: ma prima della scadenza del termine per l'ultima rata si è già perfezionato il reato di insolvenza fraudolenta o dobbiamo attendere dicembre 2023? Vedete, la questione è abbastanza semplice da impostare. Buonasera Antonio. La questione è: ma quando è che si perfeziona o si consuma, dite come volete, il reato di insolvenza fraudolenta? E cioè, è necessario che cosa perché si perfezioni o si consumi il reato di insolvenza fraudolenta? Risponde la Cassazione. Cassazione 37.909 del 2020, la quale chiarisce che perché si perfezioni, cioè perché si consumi, perché sia perfetto il reato di insolvenza fraudolenta, non basta, come famoso film con Sorrentino, non basta, no? Non basta che il soggetto abbia, buon pomeriggio Claudia, non basta che il soggetto abbia contratto un'obbligazione col proposito di non adempierla, ma il reato è perfetto, il reato si consuma nel momento in cui non c'è l'adempimento dell'obbligazione. E quindi la Cassazione dice: badate bene al termine, il termine per adempiere deve essere scaduto. Domanda: se un pagamento è rateale, con rate fissate fino al 23 dicembre, fino al dicembre del 2023, qual è il termine ultimo di pagamento? Quando è che matura il termine ultimo di pagamento? Risposta: al momento in cui si verificherà l'inadempimento dell'ultima rata. Fino a quel giorno l'adempimento è sempre possibile. Ovviamente, questo è chiaro, il vostro assistito Caio dovrebbe andare lì e dovrebbe pagare l'intera somma, no? Ma potrebbe benissimo fare. Quindi, concludendo, cosa possiamo dire? Che fin quando non spasserà, fin quando non decorrerà il termine previsto per l'ultima rata, il delitto non sussisterà ancora. E quindi processualmente cosa diremo al nostro assistito? Che per ora non ha ancora commesso nessun delitto, ma a partire dal dicembre del 2023 lo commetterà. Perché lo commetterà? Perché la sua condotta silente è idonea ad integrare la dissimulazione dell'insolvenza fraudolenta, facendo presente che potrà tentare di avvalersi però del 131 bis, dato che questa tipologia di reato lo permette. Allora, io ho concluso col diritto penale, chiaramente adesso spazio alle domande, sono qua pronto a rispondervi. Il fatto di aver taciuto la propria condizione non presuppone il fatto di aver contratto l'obbligazione con l'intento di non adempiere al pagamento? Cioè, potrebbe venir meno l'elemento soggettivo? È difficile immaginare che possa venir meno l'elemento soggettivo. È chiaro che l'elemento soggettivo andrebbe provato dall'accusa, questo è evidente. Però, se l'accusa dimostra che tu hai contratto un'obbligazione che prevedeva, faccio un esempio, di pagare 200.000 euro, ma in cassa avevi 1.000 euro, è abbastanza agevole poter desumere dalla tua condotta il dolo specifico di aver contratto l'obbligazione con la volontà di non adempierla. Come sempre, quando diamo la prova delle cose che avvengono nel foro interno,
non possiamo dare prove definitive, però chiaramente prove indiziarie ci sono. Domanda di Pasquale. Volevo chiedere, iniziare dalla truffa per poi passare all'insolvenza così da esporre la differenza? No, attacca sempre il ciuccio dove vuole il padrone, altro grande brocardo di Cambridge. Parti dall'insolvenza e la truffa me la tratti per differenza rispetto all'insolvenza, ma parti sempre dal reato corretto. L'aggravarsi della situazione può non dimostrare l'assenza del dolo, quindi non c'è il reato. Allora ragazzi, io vi ho dato la traccia in questo modo perché vedo che i commissari sempre più spesso danno tracce in un modo un po' sciatto e quindi ho ritenuto opportuno inserire qualche elemento di difficoltà. In realtà, se voi leggete, la traccia era chiara nel sottolineare che già vi erano grandi difficoltà economiche al giorno zero e quindi evidentemente già non era possibile adempiere. Quindi l'aggravamento non è stato l'elemento determinante dell'inadempimento. Domanda di Francesco. Nel senso, si potrebbe sostenere che il nostro assistito ha preferito un pagamento rateale a 2 anni col proposito di poter pagare l'obbligazione con la vendita dei pneumatici. Questa, voglio dire, è una ricostruzione un po' troppo azzardata che non mi azzarderei, gioco di parole, a dire alla commissione. Semplicemente dovrei dire al tuo assistito che lui ha ancora aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ancora 11 mesi quasi di tempo, ho contato male. Ne ha ancora 9 mesi di tempo per adempiere e se adempi chiaramente non scatta il reato. Quindi tutto doloso, Michela, tutto doloso, perché per le questioni processuali vi rimando al webinar sugli aspetti processuali. Tutto doloso perché quando un delitto è punibile anche a titolo di colpa o anche a titolo di preterintenzione, ciò deve essere espressamente previsto dal precetto normativo. Visto che il precetto normativo non parla né di preterintenzione né di colpa, la risposta è sicuramente tutto a titolo di dolo. Chiaro? Chiaramente la dissimulazione non è dolo specifico, la dissimulazione è dolo generico, quindi coscienza e volontà di nascondere il proprio stato di difficoltà economica per dolo specifico contrarre un'obbligazione. Chiaro? Allora, mi sembra che non ci siano altre domande. Come sempre ragazzi, se poi altre domande dovessero arrivare in corso di causa, magari qualcuno ascolta la diretta dopo o qualcuno ci ragiona dopo, senza nessun problema commentate per iscritto e io vi rispondo a tutte le vostre perplessità. Allora, possiamo iniziare a pubblicare la traccia di civile, poi se arrivasse qualche domanda proprio adesso sul filo del rasoio rispondiamo senza problemi. La traccia di civile è stata pubblicata, quindi passo ad analizzarla. Figurati, Gioara. Allora, nel 2019 Tizio conviene in giudizio Caio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo cagionatigli a seguito di un incidente stradale. Quindi incidente stradale tra Tizio e Caio, evidentemente colpa di Caio, Tizio fa causa a Caio per ottenere il risarcimento di danni patrimoniali, ad esempio macchina distrutta, e non patrimoniali, ad esempio lesione, grazie mille, della salute. Ok? Incidente che ha portato a, insomma, che si è fatto, ha fatto sì che Caio, che Tizio si fosse fatto male. Il processo si conclude nel 2022 con la stipula di una transazione con la quale Caio si obbliga a pagare a Tizio la somma di euro 30.000 omnicomprensivi a titolo di risarcimento, con la reciproca concessione di non aver nient'altro a pretendere. Quindi alla fine dei giochi il processo si conclude con una transazione, 30.000 euro omnicomprensivi a titolo di risarcimento, perché omnicomprensivi sia per il danno patrimoniale che per il danno non patrimoniale. Inoltre, contestualmente, i due concludono anche una scrittura privata collegata alla transazione con la quale si escludono espressamente che Tizio possa accedere ad altri detto credito. Quindi inoltre, contestualmente, Tizio e Caio concludono anche una scrittura privata con la quale si sottoscrivono un patto di non cessione del credito. Quindi si accordano perché il credito non possa essere ceduto a terzi. Ciononostante,
due mesi dopo, Tizio se ne frega sostanzialmente e cede il credito a Sempronio. Non sappiamo neanche se a titolo oneroso o gratuito, vuol dire che è rilevante, il quale notifica l'avvenuta cessione a Caio e gli intima di provvedere al pagamento. Vista l'inerzia di Caio, Sempronio però decide di citarlo in giudizio per ottenere il pagamento. Quindi il cessionario del credito, il terzo, che aveva acquistato il credito da Tizio, contatta Caio e gli dice: caro Caio, sono io il tuo nuovo creditore, pagami. Caio non paga, Sempronio gli fa causa. Il candidato deve assumere le vesti di legale di Caio e capire se lui ha la possibilità di difendersi rispetto all'azione che viene spiegata nei suoi confronti da Sempronio. Allora, quali erano le questioni problematiche sottese alla traccia? Una era chiarissima, era evidente, è il problema del patto di non cedibilità. E cioè, se un creditore e un debitore sottoscrivono un patto in virtù del quale il creditore si obbliga a non cedere il debito a terzi, e ciò nonostante il ceditore cede quel debito a terzi, quel divieto è opponibile al terzo cessionario. Che vuol dire opponibile? Il debitore, quando il terzo cessionario dice: caro Caio, sono Sempronio, ho comprato il credito da Tizio, pagami, il nostro debitore Caio può rispondere: no, ma che hai comprato? C'era un patto di non cedibilità, quindi io non ti pago. Non ti pago perché io e il creditore originario avevamo stabilito che il credito non fosse cedibile. Quindi la vera grande domanda è: ma è opponibile a Sempronio il divieto di cessione esistente tra Tizio e Caio, e che peraltro evidentemente Tizio ha vietato perché ha venduto il credito a Sempronio? Seconda questione problematica: a prescindere dalla validità o meno del patto, ma il credito in questione era un credito cedibile o meno? Io spero ci siete arrivati a individuare questa questione problematica. E cioè, si tratta di un credito che poteva essere oggetto di cessione o si tratta di un credito strettamente personale? E i crediti strettamente personali, ragazzi, non possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1260. Perché strettamente personale? Perché parliamo di un credito che in parte è fondato sulla lesione di un diritto della personalità, una lesione della salute, un danno non patrimoniale. E allora il credito che nasce da un danno non patrimoniale può essere ceduto a un terzo? Ovviamente, ragazzi, per risolvere la traccia si partiva dalla cessione del credito, articolo 1260. Al corso ovviamente abbiamo parlato in lungo e largo della cessione del credito, abbiamo affrontato moltissime questioni problematiche, qui possiamo affrontare ovviamente solo quelle direttamente collegate alla traccia. 1260. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Fermiamoci qua. Quindi il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito ad un'altra persona, detta cessionario del credito, purché il credito non abbia carattere strettamente personale e purché il trasferimento non sia vietato dalla legge. Al corso abbiamo chiarito che in realtà la cessione del credito altro non è se non un contratto di vendita, dove oggetto del contratto, anziché essere un cellulare, è un credito. Non c'è niente di diverso. Il legislatore però lo disciplina in modo peculiare e lo inserisce nella prima parte del quarto libro, quella dedicata alle obbligazioni, perché la cessione del credito è un'ipotesi di successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, nel senso che se io cedo il mio credito
Voi sapete che in un rapporto obbligatorio ci sono sempre due parti, no? Abbiamo la parte creditrice e la parte debitrice. La parte creditrice è chiamato soggetto attivo, la parte debitrice soggetto passivo. Ora, quando parliamo di successioni dal lato attivo del rapporto obbligatorio, stiamo immaginando l'ipotesi in cui il ruolo del creditore venga venduto dal creditore o donato dal creditore ad altri soggetti. Quando parliamo di successioni dal lato passivo, stiamo immaginando l'ipotesi in cui il ruolo di debitore, la posizione di debitore, venga ceduta ad altri soggetti. E quindi al corso abbiamo parlato di factoring, di delegazione attiva, di delegazione passiva, di espromissione, di accollo, eccetera. Però quello che abbiamo chiarito al corso come cosa più importante è che normalmente, mentre le successioni dal lato attivo dell'obbligazione possono essere concluse senza particolari problemi, le successioni invece dal lato passivo pongono maggiori problemi. Perché? Perché se abbiamo una successione dal lato attivo del credito, abbiamo da un lato un creditore che vende il credito ad un altro creditore che vende il credito ad un altro creditore. Ora, se parliamo soprattutto di un credito pecuniario economico, per il debitore il fatto che il creditore sia cambiato non è poi così rilevante. E cioè, io devo 1000 euro a Joana, oppure li devo a Mary perché Joana ha venduto il credito a Mary. A me cosa cambia pagare Joana o pagare Mary? A me interessa pagare una sola volta. Poi chi si prende 1000 euro, si prende 1000 euro. Chiara la riflessione sul punto, su Joana e su Mary, immagino. Allora, la circolazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo è sempre più o meno stata considerata ammissibile. Perché? Perché lo capite da soli, perché è abbastanza agevole far circolare il credito dal lato attivo. Perché se cambia la figura del creditore, per il debitore resta tutto uguale. Ripeto, io sono debitore di Flaviana, Flaviana vende a Francesco, poi vende a Michela. A me cosa importa? Io sempre 3000 euro devo dare. O li do a Flaviana, o li do a Michela, o li do a Francesco, cambia molto poco. Cosa diversa invece la cessione dal lato passivo del rapporto obbligatorio. Perché se io sono creditore di Michela di 1000 euro, è possibile che io considero questo credito buono perché so che Michela è una donna benestante, so che è intestataria di due beni immobili e quindi so bene che il mio credito è garantito. Se Michela cedesse il suo debito a Flaviana, per me potrebbe non essere la stessa cosa perché 1000 mi doveva Michela e 1000 mi deve Flaviana. Però magari Flaviana non ha niente invece. E quindi Flaviana è insolvibile, mentre per me è fondamentale avere un debitore solvibile. Per questa cosina facile facile che vi ho appena spiegato, capite perché la cessione dei crediti e in generale la successione delle obbligazioni dal lato attivo è così semplice. La cessione del debito, e cioè la successione dal lato passivo dell'obbligazione, è invece così estremamente complessa. Diamo lettura dell'articolo 1260, primo comma. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale. Da questa norma capite cosa? Il creditore può trasferire al cessionario a titolo oneroso o gratuito il credito anche senza consenso del debitore. Che vuol dire che il debitore può essere parte del contratto, in questo caso si parla di delegazione attiva, che è un contratto trilaterale, ma nella normalità dei casi il debitore non è parte del contratto. Il contratto è un contratto bilaterale, cosa fondamentale, e si conclude tra creditore originario, detto creditore cedente, e creditore acquirente, detto creditore cessionario. Adesso, quello che è fondamentale da comprendere, quindi si tratta di un negozio bilaterale a forma libera, negozio bilaterale a forma libera consensuale ad effetti reali. Perché ad effetti reali? Perché proprio come una vendita.
Così come la vendita trasferisce questo cellulare e lo fa uscire dalla mia sfera giuridico-patrimoniale e lo fa entrare in quella di Gioara, così la cessione del credito fa fuoriuscire il credito dalla mia sfera giuridico-patrimoniale e lo fa entrare in quella di Gioara. Al corso abbiamo detto che si tratta di un negozio a causa variabile. Ci siamo interessati infatti della prima parte del 1260, laddove la norma dice che il creditore può trasferire a titolo oneroso e a titolo gratuito. Abbiamo fatto la differenza tra le cessioni a titolo gratuito e invece negozi liberali, che sono cose molto diverse, e abbiamo tratteggiato la differenza tra la causa onerosa e la causa assolutoria. Qui chiaramente non abbiamo l'opportunità di ripetere tutto ciò. Allo stesso modo abbiamo letto il 1266 del Codice Civile e abbiamo spiegato che il credito può essere ceduto pro soluto o pro solvendo. Ma anche questo non possiamo precisarlo, così come non possiamo precisare, anzi è una spiegazione lunghissima, che ai sensi dell'articolo 1264, se è vero che la cessione del credito si conclude senza l'accettazione del debitore, è altrettanto vero che la cessione in questione gli deve essere notificata, e in assenza di notifica il debitore può pagare al creditore originario. Tutte cose di cui però ho parlato al corso non posso ripetere in questa sede. In questa sede invece ci possiamo soffermare su quello che è l'oggetto della traccia, e cioè, posto che la cessione del credito ai sensi dell'articolo 1260 è un istituto generale, nel senso una norma che permette di vendere praticamente tutti i crediti, salvo le limitazioni, ci si chiede sostanzialmente quale tipologia di crediti rientri nel fuoco delle limitazioni. E cioè l'articolo 1260 dice che il creditore può trasferire il suo credito anche senza consenso del debitore, purché, le esclusioni, il credito non abbia carattere strettamente personale o purché il trasferimento non sia vietato dalla legge. Quindi due eccezioni rispetto alla regola della cedibilità del credito. Un credito non è cedibile o quando la legge espressamente lo preveda, e queste sono ipotesi tipiche previste dal legislatore che non danno problemi, o quando il credito ha carattere strettamente personale. Voi capite che il problema del credito strettamente personale è un problema che ha causato molti più dubbi in dottrina. Per quale motivo? Perché bisogna comprendere che cos'è un credito strettamente personale. La dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che il credito strettamente personale è il credito in cui rileva, quindi assume centralità, la figura del creditore. Pensate per esempio ai crediti alimentari oppure all'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole. In quel caso è chiaro che la figura del creditore è centrale, perché io ti devo quei soldi, per esempio, perché tu sei la mia ex moglie, perché io ti ho tradito, perché tu sei il coniuge economicamente più debole, e allora non è pensabile che tu possa accedere quel credito ad un'altra persona, perché io non ha senso che io paghi un'altra persona, io pagherò te perché tu sei la mia ex moglie, quindi è te che spettano i soldi. Stessa cosa per l'indennità di licenziamento, per esempio. E allora si è discusso moltissimo in dottrina prima e in giurisprudenza poi per cercare di comprendere se tra le ipotesi di crediti a carattere strettamente personale, che quindi non possono essere oggetto di cessione, rientrassero anche i crediti derivanti dai diritti risarcitori per lesioni dei diritti della personalità. E cioè, se io prendo e ti sequestro per 3 mesi, e tu ritrovi la libertà, mi denunci ma mi fai anche causa, va bene, e ottieni un risarcimento del danno dal sequestratore, quel diritto di credito è un diritto di credito che tu puoi cedere a terzi.
Qualcuno diceva di no. Perché? Perché sicuramente è un credito strettamente personale. La figura del creditore è fondamentale, il creditore è proprio colui che è stato sequestrato. E allora si diceva che erano crediti aventi carattere strettamente personale e come tali non cedibili. Si pronuncia sul punto la giurisprudenza. Vedete, storicamente la giurisprudenza escludeva la cedibilità per questi crediti. Poi però cambia idea e lo fa con Cassazione 4300 del 2019. La quale chiarisce che una cosa è la lesione del diritto che tu hai subito, e quella è sicuramente una lesione di un diritto personale. Sono i famosi diritti della personalità, no? La salute, la libertà personale, il diritto di circolazione, il diritto di soggiorno, il diritto di esprimere le proprie convinzioni, il diritto alla riservatezza. Da un lato è il credito invece che deriva dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno dalla lesione di questi beni. Dice la Cassazione: sicuramente il diritto che è stato leso, il diritto della personalità, è un diritto strettamente personale, ma ciò non significa che il credito risarcitorio collegato alla violazione di quel diritto sia un credito strettamente personale. Quindi dice la Cassazione: questi sono sicuramente crediti che possono essere ceduti, non sono crediti strettamente personali. Del resto, dice la Cassazione, se li possiamo trasferire mortis causa, cioè in virtù della morte del titolare, e quindi se io vengo rapito e per un anno sto nel covo, poi vengo liberato, poi muoio, anche mio figlio, mio erede, potrà agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno contro il sequestratore. E allora dice la Cassazione, se lo ammettiamo mortis causa, dobbiamo sicuramente ammetterlo anche inter vivos. Chiaro? Quindi, sostanzialmente, la Cassazione 4300-2019, che si pronuncia proprio in un'ipotesi molto simile a quella della traccia, cioè l'ipotesi appunto di incidente stradale che ha provocato danni non patrimoniali, ammette la cedibilità di quei crediti. Seconda questione problematica. Oltre ai limiti legali alla cedibilità del credito, quelli visti appunto all'articolo 1260 primo comma, quindi non sono cedibili i crediti strettamente personali e non sono cedibili i crediti quando il trasferimento, quando la cessione sia vietata dalla legge, ci si chiede se possono esistere anche limiti volontari, limiti convenzionali alla cedibilità dei crediti, e cioè se creditore e debitore si possono accordare per rendere non cedibile un determinato credito. La risposta è positiva e ce la dà direttamente il codice civile 1260 secondo comma. Le parti, cioè creditore e debitore, possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che gli lo conosceva al tempo della cessione. Cioè dice il 1260 secondo comma che la cedibilità del credito può essere esclusa, cioè creditore e debitore si possono accordare per escludere la cedibilità del credito. Però se il cessionario arriva e il creditore che si era impegnato a non cedere il credito glielo cede comunque, come quello che è avvenuto nella nostra traccia, il patto può essere opposto al cessionario, cioè il debitore può dire al cessionario: caro Sempronio, io non ti pago perché io mi ero messo d'accordo con Tizio perché il nostro credito non potesse mai essere ceduto. È opponibile solo se si prova che Caio era a conoscenza del divieto. Cioè, che dice la norma? Creditore e debitore possono sicuramente accordarsi per rendere incedibile il credito, cioè per privare il creditore del diritto di cedere il credito. Ma se il creditore se ne frega e lo cede lo stesso, e un altro soggetto, detto cessionario, acquista il credito, e quindi
chiama in giudizio il debitore e dice pagami. Il debitore può opporsi e dire no, ma per voi tu sei un terzo, qua c'era un divieto di cessione del credito. Il 1260 secondo comma dice no, tu non puoi opporre il divieto al terzo, perché ovviamente? Perché il terzo che ne sapeva che tra di voi c'era un patto? Il terzo in buona fede che arriva e compra il credito non può sentirsi poi dire dal debitore no, c'era il patto contrario, perché che ne sa lui che tra di voi c'era un accordo privato, un contratto? Dice la norma, però, se non si prova che egli era a conoscenza del patto. Quindi dice la norma, un momento, è chiaro che tu non puoi opporre il divieto al terzo cessionario, che non ne poteva sapere niente perché l'avete pattuito con un contratto voi, cedente debitore. Però, se invece riusciamo a dare la prova, se invece riusciamo a dare la prova del fatto che il cessionario, il terzo, sapesse che c'era il divieto di cessione, allora in questo caso il cessionario si frega, perché non è più in buona fede, è in mala fede. Sapeva che c'era il divieto, ma se n'è fregato e ha negoziato comunque. E allora in questo caso il debitore può opporgli il patto contrario e il terzo non può, non ha possibilità di ottenere quanto gli spetta. Vedete, questo ce lo dice il 1260 secondo comma. Allora perché io ho assegnato una traccia sul punto, visto che la soluzione sembra essere quella del codice? Perché il problema è probatorio e siccome siamo dinanzi ad un esame di tipo sostanziale processuale, i problemi probatori sono molto importanti, perché no, versano un po' anche no, nell'ambito processuale. E cioè la questione è, ma chi è che deve provare che il terzo cessionario fosse a conoscenza della vicenda? E cioè abbiamo detto che il patto non è opponibile al terzo cessionario, salvo che si provi in giudizio che il terzo sapesse. Benissimo. Ma chi è che deve provare che sapesse? Due tesi. Prima tesi è il debitore. Se vuole opporre il divieto di cessione, deve dimostrare che il terzo lo conosceva quando ha concluso la cessione. Se non lo prova, si frega. Altra tesi, no. È il cessionario che deve provare che non sapeva dell'esistenza del patto. Si pronuncia la Cassazione. Cassazione 51-29 del 2020, che chiarisce che l'onere di provare che il cessionario sapesse del divieto grava sul debitore. Se il debitore vuole poter opporre il divieto di cessione al terzo cessionario, deve lui dare la prova in giudizio che il terzo cessionario sapeva. Come, per esempio, se il divieto di cessione è contenuto nel contratto dal quale si desume l'esistenza del credito, basta dimostrare che lui abbia ricevuto quel contratto, per esempio. E quindi, come si concludeva questa vicenda da un punto di vista processuale? È chiaro che la questione è ovviamente in salita. Perché in salita? Perché entrambi i nostri strumenti di difesa sono spuntati, chiaro? La Cassazione è tutta contraria a noi, però sono due pronunce a sezioni semplici, entrambe recenti, quindi vuol dire che la questione c'è. Quindi noi faremo sia la questione relativa alla natura strettamente personale del credito, sostenendo che lo stesso non fosse cedibile, dall'altro lato invece cercheremo di affermare che l'onere di provare che il cessionario fosse a conoscenza, l'onere di provare che il cessionario non fosse a conoscenza della vicenda gravasse sul cessionario, anche se è difficile perché il cessionario poi dovrebbe dare onestamente una prova contraria, cosa molto complessa nel diritto civile. In ogni caso, questi sono gli strumenti di difesa nell'ambito della nostra comparsa di costituzione e risposta. Io ho finito e adesso lascio spazio ovviamente alle vostre domande. Prego.
Ovviamente, mentre verifico se ci sono domande, prego Mario, vi ricordo che aggiornamenti giurisprudenziali si terrà martedì alle ore 21, mentre giovedì alle ore 20 avremo il webinar avente ad oggetto la seconda prova orale dell'esame di avvocato. Diamo ancora qualche istante. Ovviamente inutile che lo dico perché lo dico sempre, però ci sono sempre persone nuove che ci ascoltano. Se poi dovesse venirvi qualche dubbio, qualche quesito, qualche domanda, voi potete tranquillamente commentare in calce a questo video. Io di volta in volta lo controllerò durante la settimana. Se ci sono delle domande, vi rispondo. Prego Mariella. Allora, non vedo domande. Allora, ragazzi, tra pochi minuti ci sarà una nuova diretta avente ad oggetto i concorsi pubblici e la preparazione per le prove per i concorsi pubblici, soprattutto quelli di maggiore interesse. Penso a Regione Campania, penso a DSGA, penso Ufficio del Processo. Sì, Lara, purtroppo quello non era un patto fiduciario, no? Ah, ci sono delle domande. Se avessi parlato solo del secondo comma e parlando della Cassazione del 2020, sarebbe stata purtroppo un'esposizione incompleta, quindi grosso rischio bocciatura. Prego Marica, grazie mille Antonio, ho risposto a Giuseppe, ma non può sostenersi che quella fosse una clausola risolutiva espressa? No, no, perché non è indicato, non c'è un contratto, non è prevista un'ipotesi espressa di risoluzione, no, non è una clausola risolutiva espressa, è solo un patto di non vendere, un patto di non cedere il credito previsto dall'articolo 1260, comma secondo. Allora ragazzi, vi auguro un buon fine settimana e tra pochi minuti inizierà la diretta di preparazione ai concorsi pubblici. Qualunque domanda me la scrivete e rispondo per iscritto. Arrivederci, grazie.